Cari amici appassionati di orologi, ben trovati, buona domenica. Oggi abbiamo l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere, anche se in realtà lo spazio che avevo previsto sarebbe dovuto essere destinato a due unboxing, ma le poste hanno regalato una nuova emozione. Infatti i pacchi sono bloccati all'hub dell'aeroporto di Cagliari, quindi all'hub di destinazione, non li svincolano perché pare che ci sia un caos a livello di pacchi accumulati incredibile. Non ci rimane che complimentarci con le poste perché ancora una volta non si smentiscono, non tradiscono la propria tradizione, non tradiscono i propri tempi. Poco importa se ci siano corrieri come FedEx, che in 72 ore fanno arrivare dalla Cina a Cagliari un pacco. Poste decide di affrontare la grande sfida del mercato globale, che ormai non ha più muri né confini, non tradendo la propria storia e prendendosela con molta calma. Bravi, è il modo migliore per vincere. Chiusa parentesi Poste, ne abbiamo parlato anche troppo. C'è ancora una bella notizia. Il canale Undersea Time, che è nato quasi per gioco nel 2014 da un appassionato come voi, ha totalizzato 90 video recensioni. Un dato notevole, soprattutto se penso che sono solo una parte degli orologi che ho posseduto, sono la parte migliore, o meglio, quella più rara, perché non ho voluto appositamente recensire alcuni Omega che ho avuto, qualche volta me ne sono anche pentito, non ho voluto recensire alcuni Breitling. Però tutto sommato credo che questa sia stata la strada giusta, caratterizzare il canale sulla fetta dei micro brand in modo da diventare riferimento vero per gli appassionati che avessero bisogno di indicazioni su un mondo che ancora è troppo poco conosciuto in Italia. La totalizzazione comunque di 90 video ci porta a poter fare in maniera autorevole e seria una classifica dei 10 video più visti, anche perché è una classifica che mi dà il computer, quindi assolutamente oggettiva. Una classifica che è stata abbastanza scioccante per certi versi, perché con tutti gli orologi che ho recensito, a partire da Seiko Marine Master 600 Spring Drive, per proseguire con Oris Depth Gauge e alcuni altri orologi veramente più unici che rari, sia nel panorama nazionale che nel panorama delle recensioni in italiano, ma in alcuni casi anche globali, vedere certi orologi nella top 10 lascia abbastanza perplessi. Partendo dal decimo. Il decimo non è un orologio, è uno smartwatch che ha totalizzato 9.523 visualizzazioni e che io ho recensito come pochi altri smartwatch. Da appassionato di orologi ma anche di tecnologia, per quanto però non sia nelle mie corde, non sia nelle mie corde recensire prodotti tecnologici, con una domanda principalmente: può uno smartwatch sostituire un orologio da polso? E la risposta è stata quasi sempre no, perché i tempi e l'autonomia è troppo limitata rispetto a un utilizzo che può lasciare l'utente senza pensieri. Sta di fatto che il Samsung Gear S3 Frontier, che io ho recensito un anno fa, ha avuto un successo considerevole. Non al mio polso, perché l'ho regalato dopo una settimana a mio padre, però ha avuto un successo considerevole. Arrivando al non orologio, che in qualche maniera rinfranca gli appassionati come me, abbiamo Edox Hydro Sub Master Lock, un orologio che raggiunge 500 metri di profondità, che affonda le proprie radici nel 1965, quando il primo Hydro Sub venne creato da Edox, raggiungeva anch'esso i 500 metri di profondità, corona libera, quindi non a vite ma con doppio ring, un orologio veramente notevole che è stato reinterpretato ai giorni nostri con questa edizione, che peraltro io ho avuto per ben due volte in due limited differenti, che è votata per lo più alle immersioni a bassissime temperature, anche perché il Master Lock, che io pensavo fosse semplicemente una protezione per la ghiera, è in realtà un sistema, dice Edox, per evitare l'accumulo di ghiaccio attorno appunto alla corona. Qualcosa di veramente notevole. Abbiamo poi al
Ottavo posto, un orologio molto simpatico che io ho preso perché da appassionato Disney era una limited edition di Mickey Mouse. L'ho preso per 2 compleanni fa. Si tratta di Invicta Pro Diver, appunto limited edition Mickey Mouse. Io non amo molto Invicta perché non amo molto gli omaggi di Rolex, non amo molto Rolex, figuriamoci gli omaggi, però Invicta è un brand enorme, ha da poco acquisito anche Glycine, e di fatto ha un grande merito. Riesce a creare orologi automatici di buona qualità, basti solo pensare al calibro Seiko NH35A con fermomacchina a meno di 100 euro, almeno questo è lo street price. Questo permette a molti giovani appassionati, soprattutto che hanno risorse limitate, di potersi avvicinare a questa passione. 2 anni fa probabilmente non l'avrei detta questa cosa, non l'avrei pensata, però man mano che il mio know-how è aumentato, mi sono reso conto che bisogna essere molto onesti nelle valutazioni e molto comprensivi. La passione per l'orologeria è una passione spesso costosa, anche se fortunatamente l'avvento di microbrand ci consente di avere orologi straordinari a prezzi più umani. Non tutti possono viverla. E orologi come Invicta Pro Diver aiutano sicuramente, ripeto, chi non può permettersi, soprattutto all'inizio, di approcciarsi a questa passione come vorrebbe, di avvicinarsi e di prendere confidenza con gli orologi, in particolare con gli orologi automatici. Quindi, da questo punto di vista, brava Invicta, per il resto, sicuramente un design più originale non avrebbe guastato. Peraltro, allo stato attuale questo stesso orologio è riproposto con alcune limited edition di Garfield, ma anche di Star Wars e altri, quindi non escludo che non tanto per la mia passione, come vi dicevo, per questo tipo di orologio, quanto per la mia passione per i cartoni animati e per il prezzo limitato, non ve lo possa mostrare nelle prossime settimane, magari ordinandolo nuovamente dagli Stati Uniti. Comunque in questo caso le visualizzazioni sono state 10.800. Abbiamo poi al settimo posto un altro orologio, questa volta straordinario, uno Steinhardt. Steinhardt ha fatto un ottimo lavoro con il suo Ocean One Bronze Military Edition, soprattutto quando 2 anni fa è uscita, perché all'epoca non c'erano, c'erano pochissimi orologi con cassa in bronzo, erano molto costosi, anche tra i microbrand. Adesso io vi orienterei su Zelos, ma Zelos ha una tiratura molto più limitata rispetto a Steinhardt, che invece produce in maniera continuativa. Infatti, secondo me Steinhardt è già al limite tra i microbrand e non microbrand, però al di là di ciò anche l'equilibrio generale della cassa è un equilibrio, quello di Steinhardt, che mette un po' d'accordo tutti. La luminosità è straordinaria, è favolosa, e il prezzo inferiore a 500 euro è assolutamente non competitivo, di più. Quindi da questo punto di vista, brava Steinhardt. Qua le visualizzazioni hanno premiato il successo, 14.836 visualizzazioni, quindi uno stacco di 4.000 visualizzazioni rispetto al precedente orologio. Abbiamo poi il sesto orologio, sempre uno Steinhardt Ocean One Vintage. Io ne ho posseduti due, uno Steinhardt che affonda le proprie radici nell'omaggiare il primo Rolex Submariner della storia, quindi perde le spallette, guadagna il disco rosso di sicurezza di serraggio della corona, il triangolo rosso a ore 12 che contorna il dot, un vetro bombato molto interessante, anche se non ho mai capito la laminatura e la rifinitura laterale di questo vetro. Sfere e indici dorati con l'utilizzo di Superluminova Old Rhodium. Io ho avuto due di questi orologi, li ho venduti entrambi molto velocemente, perché anzitutto è da segnalare che questo fu il primo orologio nel quale Steinhardt tentò, forse con poco successo, di inserire un movimento che definiva di manifattura. In realtà era un movimento svizzero su base Z2824 di marca Wallenbron, che si caratterizza per avere la base cinese, ed era un movimento che era fortemente personalizzato da Steinhardt, ma che forse per questioni di manutenzione non ha avuto particolare successo.
è stato poi sostituito dal 2824. Il motivo per cui entrambi gli esemplari che io ho posseduto sono durati poco al mio polso è che erano da 42 mm di diametro, e invece questo form factor con una ghiera decisamente più sottile, con un certo ghiera decisamente più sottile, probabilmente meritava un diametro massimo di 40 mm. Al polso veramente sembrava grande rispetto, non dico enorme, ma sicuramente grande rispetto effettivamente alla dimensione che avrebbe dovuto avere. Abbiamo poi un altro Invicta come quinto orologio, parlano sempre i numeri. Nel senso che qua siamo a 15.660 visualizzazioni, poi faremo tutte le analisi del caso. Un Invicta che io ho recensito 3 anni fa consigliandolo come acquisto estivo. Perché 3 anni fa il mercato era profondamente diverso, i prezzi erano molto più alti, o almeno si trovava in Europa molto meno a meno di 130 euro. Questo Invicta, se non ricordo male, costava meno di 130 euro, forse 126 euro, la referenza è la 3045. Grande limite di questo orologio, i 46 mm di diametro, per il resto terminali pieni, un bracciale discretamente fatto, peccato anche per la luminosità, davvero, perché potevano fare qualcosa di meglio, ma per il resto un orologio che soprattutto quando l'ho recensito era ineguagliabile per il prezzo e per le caratteristiche di riferimento. Ricordo, tra le altre cose, è anche un 300 metri. Abbiamo poi un altro Steinhardt, e cioè l'Ocean One Vintage Dual Time, e cioè la rivisitazione del Rolex Panam, un orologio dal grande fascino, soprattutto per un quadrante di colore sabbia sporco fumé, veramente veramente di una bellezza unica. Io l'ho apprezzato moltissimo. Questo orologio veniva prodotto in una prima versione con Soprod, e credo che poi per alcuni problemi di manutenzione siano passati a ETA 28 90, 90, 93, ma non ne sono sicuro. Ma sì, sto andando a memoria, credo di sì. Poi abbiamo finalmente un orologio in grado di salire sul podio. Stiamo parlando di Seiko Marine Master SBDX 17, quindi il Marine Master 300, in questo caso recensito con bracciale Angus Jubilee di Strap Code. Ho recensito anche l'SBDX 001, tra l'altro una settimana prima, però si è posizionato come quindicesimo in classifica e al quindicesimo posto. Quindi devo dire la verità, probabilmente la nuova referenza, probabilmente anche il fatto che fosse accoppiato nella recensione al Angus Jubilee, comunque sia, fortunatamente ha risollevato il livello qualitativo di questa top 10, riportando al terzo posto un orologio veramente di qualità straordinaria, di fascino unico, dalla storia degna dei più grandi diver di tutti i tempi. Posto numero 2, un'altra grande sorpresa, questa volta un orologio di grande levatura, uscito nel 2006, veniva venduto a 1050 euro. Adesso verrebbe venduto almeno al doppio. Stiamo parlando di Rado Diastar di Original Diver 300 metri. Ne ho posseduti due. Ho posseduto la versione Hulk, che è quella della recensione, la versione Pepsi, orologio con una calotta ibrido, con un carico bro automatico, tra l'altro straordinariamente rifinito, un ETA 2824 completamente dorato, con il bilanciere, non il bilanciere, la massa oscillante a forma di ancora, veramente straordinario, però ibrido nella costruzione, perché ha la calotta di carburo di tungsteno e poi tutto il resto d'acciaio. Le dimensioni sono dimensioni straordinarie, un 40 mm dalla forma ovale, si indossava veramente bene, con un bracciale che aveva il problema dei pin e delle maglie che erano soggette a spaccarsi per via della difficoltà di estrarre i pin. Per il resto invece una chiusura deployante a scomparsa in titanio, veramente veramente notevole, un orologio che a me è piaciuto molto, che però tra gli appassionati ha avuto pochissimo successo.
se no io sono sicuro che Rado l'avrebbe tenuto in produzione. Beh, questo scarso successo che ha avuto tra gli appassionati di tutto il mondo si scontra col successo che invece ha avuto il mio canale, perché abbiamo 25.048 visualizzazioni, un risultato molto importante. Ma il re incontrastato del canale, l'avevo già notato tempo addietro, è sempre uno Steinhardt Ocean Titanium 500 metri che arriva a 34.207 visualizzazioni. Questo è un capolavoro, questo è un capolavoro. La cassa è indubbiamente la classica cassa Steinhardt, che un po' ricorda Rolex, ma che ha delle differenze importanti a livello, ad esempio, di anse, che sono completamente differenti. Questo orologio è un orologio composto al 90% in titanio, anche perché la ghiera invece dovrebbe essere in alluminio, e così come la corona in acciaio. Non c'è un mistero attorno a questo. Sicuramente non sono di titanio. Ghiera ceramica, quadrante sfere con abbondante BGV9, un faro la notte, calibro premium 2892, un orologio che si posiziona sui 600 euro spedito. È assolutamente un orologio, soprattutto, che non ha rivali rispetto alla tipologia di calibro, rispetto alla tipologia di costruzione, rispetto alla luminosità, ma anche all'equilibrio estetico. Poi è uscito anche la versione GMT Batman, ma io non l'ho recensita, anche se mi piaceva molto, perché l'aveva già fatto il mio amico Mattia di Watch Maniac. Metto anche il suo link in descrizione. Però devo dire, un orologio notevole, notevole per il rapporto qualità-prezzo. Merita assolutamente grandissimo successo nel mio canale. Ora, io non so però se questa top 10, che ripeto, si basa su dati reali, oggettivi, di visualizzazione, corrisponda al mio desiderio di top 10. Anzi, sicuramente no. Abbiamo visto anzitutto 1, 2, 3, 4 Steinhardt su 10 orologi, 2 Invicta, uno smartwatch, e poi abbiamo degli orologi che sono tra i più interessanti del canale, come il Marine Master e il Radio Diastar, ma sicuramente non sono i migliori che io abbia recensito. E questo ci fa capire che la percezione che noi abbiamo della nostra passione è molto di diversa dalla percezione che probabilmente è vissuta e percepita dal grande pubblico, che invece si orienta su altri orologi. Per carità, soprattutto parlando di Steinhardt, stiamo parlando di una serie di orologi di qualità eccellente e con delle caratteristiche costruttive, in questo caso veramente notevoli. Lo Steinhardt Ocean One Vintage Dual Time, scusate, ma sta passando un elicottero. Oggi ho deciso, prima bella giornata di gennaio, di filmare questa recensione fuori. In realtà, dicevo, gli Steinhardt che sono stati recensiti sono Steinhardt straordinari. Il Dual Time è di una rarità incredibile, comunque sia di un fascino straordinario. Ci sono altri omaggi di Rolex Panam, a partire da Squale, che sono quasi copie. Consiglio, andate su Steinhardt. Andate su Steinhardt perché è una rivisitazione, una reinterpretazione, non una copia. Il calibro è un calibro straordinario, le finiture sono degne del prezzo di quasi 900 euro che viene richiesto, e avrete la consapevolezza di non avere una semplice copia al polso. Cioè, la rivisitazione che ha fatto Squale, l'omaggio che ha fatto Squale, io non lo comprerei mai. Anzi, è anche una diminuzione per un marchio come Squale, vabbè, però poi queste sono scelte loro. Lo Steinhardt Ocean One Vintage, lo Steinhardt Ocean Bronze Military e il Titanium hanno un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile, veramente ineguagliabile.
E per il resto, già che ci sono, ma giusto per darvi una dimensione, vi leggo anche gli orologi che seguono subito dopo. Abbiamo all'undicesimo posto il Combat Sub di Glycine, lo Stealth, che a me non è piaciuto perché, nonostante avessi in animo da tempo di acquistarlo, poi quando mi è arrivato ho notato che il Super Luminova nero non permetteva minimamente una qualsivoglia visibilità, ma anche di giorno, a seconda dei riflessi, era più che altro un bracciale perché era impossibile da leggere. Questo credo che sia durato 48 ore, forse qualcosa di più, ma un orologio assolutamente inutile, però molto, molto gradito dagli appassionati. Invece abbiamo al dodicesimo posto il Marathon G-SAR Diver, un orologio straordinario, con quasi 9.000 visualizzazioni, 8.904 visualizzazioni, un orologio dalla vocazione militare, dalle caratteristiche militari, con le fiale di trizio, anche di questi ne ho avuto, non mi ricordo se due o tre, ma davvero un prodotto straordinario. Forse col senno di poi per il livello di prodotti simili che hanno raggiunto prodotti simili nel 2018 e nel 2019, sicuramente sovrapprezzato, anche perché c'è stato un aumento di listino importante l'ultimo anno. Comunque un orologio veramente che consiglio agli appassionati del genere. Al 13° posto abbiamo la comparativa tra lo Steinhardt Ocean One Vintage e il Dual Time, quindi ancora Steinhardt. Al 14° posto abbiamo Hamilton Khaki Subautomatico Chrono, un orologio straordinario, straordinario per il calibro, straordinario per il form factor, straordinario per la luminosità, straordinario per le finiture, che in Italia ha avuto pochissimo successo perché molti orologi, soprattutto quelli che non si ha la possibilità di vedere in gioielleria, in orologeria, anche se di fatto Hamilton ha una grandissima produzione, molti orologi che per lo più si vedono online spesso hanno dei render che non rendono giustizia all'orologio stesso, e di conseguenza questo orologio era molto poco amato. Credo che grazie a questa recensione l'abbiano apprezzato in molti. E poi al 15° posto, ve l'ho già detto prima, Seiko Marine Master SBDX 001, orologio straordinario, fatto, come vi dicevo, una settimana prima. Recensione fatta una settimana prima della recensione dell'SBDX 017. Per il resto, due orologi praticamente molto simili, cambia veramente poco. Direi di fermarmi qua. Le altre valutazioni le lascio a voi, vi metto tutti i link delle video recensioni in descrizione, così che se vorrete rivederle mi farà sicuramente piacere commentarle insieme a voi. Intanto vi dico che ho attivato un canale Instagram, Undersea Time, una mail, pierpaolo@undersitime.it, e mi trovate anche su Facebook nel mio profilo personale, cercando Pierpaolo Cassoni Undersea Time. Sarò lieto di creare con voi un rapporto sempre più diretto, perché questa passione è soprattutto amicizia. Allora vi saluto, ci vediamo per, spero, questo unboxing che dovrebbe realizzarsi nelle prossime ore, se Poste non deciderà di tenere sotto sequestro i pacchi ancora per altro tempo. Alla prossima!